Gianmarco Raimondi, una grande amarezza, a fine partita l'abbiamo visto dialogare con il direttore di gara, forse non convinto del tutto di queste due espulsioni? Assolutamente sì, cioè non gli ho chiesto come mai dopo aver espulso Gallinetta e ha segnato un calcio di rigore che forse non c'era, ha detto anche dei giocatori e l'espulsione da parte dei giocatori dell'Umezzane, la seconda di Milani mi sembrava un fallo minimo, per cui di sicuro ha condizionato il proseguo della gara, perché insomma la partita si poteva, anche con un giocatore in meno, si poteva giocare tranquillamente. Certo, era sempre difficile, però di sicuro poteva essere una partita diversa. Non so se si è fatto condizionare dai due big Marcolini e Mandelli, visto che è un arbitro di Verona, però non riesco veramente a capirlo. Una partita che sostanzialmente ha vissuto sull'equilibrio nel primo tempo, forse a voi è mancato un po' l'affondo finale? Hai detto bene, nell'equilibrio, anzi forse potevamo andare in vantaggio con lo sviluppo di un'azione di Montella verso Bracaletti, che poteva andare verso la porta, che ha sbagliato l'ultimo passaggio. La situazione anche su palla inattiva di Malgratti e Cortellini mi sembra sul secondo palo, per cui anche lì siamo andati vicino al gol, come è andato l'Umezzane, per cui una partita fatta nel modo giusto come dovevamo farla. Poi però c'è una cosa da dire, che gli episodi spesso poi condizionano e fanno cambiare il volto di una gara. Io credo che adesso noi dobbiamo migliorare lì, cioè nel senso gli episodi, al di là del bel gioco, della qualità del gioco, bisogna anche portare dalla tua parte gli episodi che possono decidere una gara. A noi adesso ci manca quella maturità lì, quella capacità lì. Si aspetta qualcosa in più proprio in questo senso, in questo tema che sta dicendo, da giocatori d'esperienza? Sì, da giocatori di esperienza, ma me lo aspetto da tutti, perché se vogliamo giocare in questa categoria, giocatori che escono anche dalla primavera si devono abituare immediatamente, e bisogna che non lo facciano sulla pelle degli altri, per cui devono con calma crescere, però riuscire a leggere immediatamente le situazioni che possono essere pericolose sia in fase difensiva che anche in fase offensiva, perché questa è la differenza adesso nel calcio.